Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Finalmente annunciato l'aggiornamento V30 per Oculus Quest 2. Vediamo quando sarà rilasciato e quali novità introdurrà, oltre a nuovi bug e funzioni completamente inutili. Like, iscrizione e campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video. Venite a trovarmi su pagina e gruppo Facebook Advanced VR Fair e utilizzate il link in descrizione per comprare i vostri giochi preferiti a prezzi scontatissimi su Instant Gaming e utilizzando il link supporterete il canale gratuitamente. Video velocissimo, a poche settimane dal rilascio dell'aggiornamento V29, Oculus ci fa sapere che sono già pronti a rilasciare il nuovo aggiornamento firmware V30 per Oculus Quest 2, che introdurrà alcune novità. Prima tra queste è la possibilità di gestire più finestre contemporaneamente. Quindi finalmente, a tutti gli effetti, Quest 2 diverrà un dispositivo multitasking per poter gestire più cose nello stesso tempo. Se la dimensione dell'attuale Guardian non ti basta, sappi che le dimensioni massime dell'area di gioco verranno aumentate fino a quasi il doppio delle dimensioni attuali, ossia 15 metri per lato rispetto ai 10 attuali. Attenzione però, perché non è propriamente esatto, non sono 15x15 o 10x10, perché attualmente è possibile tracciare un rettangolo più che un quadrato con un lato da 10 metri ma una diagonale massima da 7,5 metri. E lo stesso avverrà quando le dimensioni verranno aumentate a 15 metri, quindi saranno 15 metri su un solo lato. Infine, Link sarà finalmente disponibile anche per il Quest originale, quindi adesso anche il primo Quest non avrà più bisogno di Virtual Desktop o altre soluzioni di terze parti per fare lo streaming di giochi senza fili, ma potrà sfruttare una soluzione nativa, una soluzione proprietaria di Oculus. Questo è un bene perché, considerate la risoluzione e il refresh rate più basse nel Quest 1, richiederà molto meno in termini di prestazioni e quindi girerà meglio anche su computer leggermente inferiori rispetto a quelli richiesti per giocare con il Quest 2. Per quanto riguarda la data di rilascio, non è ancora stata annunciata nessuna data. Sicuramente, come di consueto, non avverrà in contemporanea per tutti gli utenti, ma sarà graduale e avverrà nell'arco di un paio di settimane. E a proposito di questo, rimanete sintonizzati sul canale perché quando metterò le mani sui file del nuovo aggiornamento, rilascerò un video con tanto di link per farvi scaricare l'archivio dell'aggiornamento e una guida per installare manualmente l'aggiornamento V30 su Oculus Quest 2. Bene, queste erano tutte le novità che verranno inserite con l'aggiornamento V30 su Oculus Quest 2 e l'originale. Fatemi sapere tra i commenti se siete particolarmente esaltati per qualcuna di queste funzioni o seppure non ve ne frega un cazzo. Come sempre, like, iscrizione e campanella per rimanere aggiornati. Da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi.